La famiglia di Carlo ha una lunga storia, è partita nel 1830 come azienda agricola, poi una trentina d'anni con Agriverde ed oggi si cambia e diventa famiglia di Carlo Vigna Madre. Gian Nicola Di Carlo, lei si presenta a questo grande pubblico del Vinitaly in maniera rinnovata ma sempre restando fermo e legato alla sua tradizione di famiglia appunto. Sì, siamo molto felici quest'anno, orgogliosi di diciamo che è stato un restyling del nostro marchio storico di famiglia agganciato a Vigna Madre. Vigna Madre è l'origine della vigna, no? E quindi Famiglia Di Carlo porta un redaggio storico legato al nostro marchio che affiancava nel passato Agriverde, logicamente. Dopo 30 anni abbiamo voluto fare un passo che andasse oltre il biologico. Io ho contribuito a redigere il regolamento CE 2092/91 nell'88, per cui mi sento un po', non a caso abbiamo scelto Vinitaly Bio per ritornare un po' alle nostre origini, ma soprattutto tornare all'essenziale. E oggi più che mai c'è bisogno di dare concretezza ai propri progetti attraverso un'economia circolare, virtuosa, attraverso una coltivazione biologica ancora più sostenibile ma ancora più legata alle necessità del nostro pianeta. Non a caso vinifichiamo anche in ambienti oltre la cantina storica, ma soprattutto vinifichiamo all'interno di un bosco di famiglia e all'interno anche di grotte in un lago dove stiamo ricreando un po' tutto quello che era un percorso storico anche dei miei avi, tant'è che in questa occasione stiamo presentando i nuovi vini che portano la famiglia Di Carlo. Racchiude due brand, racchiude il brand Vigna Madre e la linea Signature che i miei figli hanno voluto in certo qual modo che la firmassi io, Gian Nicola Di Carlo. Con la linea Vigna Madre abbiamo la linea classica dei vini 100% Abruzzo, bio e bio vegan, del vigneto anche dinamico energetico, dove il brevetto che feci 10 anni fa attraverso i colori del chakra, come sapete. Quindi i 7 colori del chakra sono presenti nel vigneto, le piante comunicano attraverso le sinapsi vegetali, una scoperta degli scienziati, non certa la mia, e attraverso questi concetti le piante hanno un accrescimento degli internodi più lunghi e un'energia vitale che li accompagna fino al frutto finale e poi nel vino, tant'è che il becco reale rappresenta queste due caratteristiche di questo vigneto, sia nel bianco che nel rosso. E siamo stati, come sapete, i primi a fare lotta per confusione sessuale ormai da 22 anni fa, per la tignoletta dell'uva, la Lobesia botrana, mettendo delle microcapsule che confondono attraverso il ferormone femminile, il maschio non riesce a identificare dove la femmina della tignoletta dell'uva, la farfallina Lobesia botrana, per cui non interveniamo con prodotti chimici di sintesi. Sui nostri vigneti facciamo sempre sovesci con leguminose per fissare l'azoto atmosferico attraverso la fotosintesi nel terreno, ma la cosa anche più interessante è questa della lavorazione in ambienti incontaminati, il bosco, e quindi nel bosco facciamo lavorazioni in anfora senza solfiti aggiunti. Terreum 91 rappresenta questo marchio senza solfiti, Terreum perché terra dalla terra, dal 91 perché abbiamo iniziato a fare bio dal 1991 a marchio Gian Nicola Di Carlo, azienda agricola all'epoca era, mentre poi con Nobu 1830, Nobu è un termine giapponese che sta a delineare il prolungamento e per noi è un solco nell'etichetta di grande design che abbiamo avuto tra l'altro un grandissimo successo quest'anno, è una riserva Montepulciano, è un pecorino fatto anfora, cemento e botte, e Nobu rappresenta un solco della terra dal passato, quindi Nobu 1830, delle nostre origini, proiettati verso il futuro. Sono legami che devono rafforzare la nostra identità aziendale attraverso il marchio di famiglia. Nel passato abbiamo avuto questa necessità, molti produttori ce lo facevano notare e noi abbiamo accolto di buon grado
questo consiglio, proprio per rafforzare e per andare oltre. Noi abbiamo bisogno di lavorare secondo anche la nostra spiritualità interiore, soffriamo se non lo facciamo, quindi abbiamo voluto andare oltre, mettendo in bottiglia oltre il territorio liquido che rappresentiamo, ma soprattutto il nostro DNA più profondo.